Morì nel 2018, a soli 22 anni, per un intervento per poter dimagrire e affrontare così anche un problema di salute. L'intervento fu eseguito a Mercato San Severino, nello stesso ospedale dove per il medesimo motivo ha perso la vita l'8 febbraio scorso Silvana De Masi, la 52enne di Sant'Agata dei Coti, con 20 medici indagati. 3 anni dopo la storia si ripete e noi ancora attendiamo giustizia. Sono le parole dure dell'avvocato Angelo Paladino, che tutela la famiglia di Rosaria Lobascio, la giovane di Sala Consilina che, inseguendo il desiderio di dimagrire, si era sottoposta all'intervento. 8 giorni dopo, appunto nel giugno del 2018, morì tra atroci dolori, dimissioni ritenute affrettate dal legale e ritorno in ospedale, prima in quello di Polla, poi di nuovo a Mercato San Severino, dove purtroppo perse la vita. La procura di Nocera Inferiore, per il decesso di Lobascio, aveva iscritto nel registro degli indagati 11 medici. L'inchiesta era stata avviata dopo la denuncia della famiglia che, con la notizia del decesso di De Masi, ripercorre quell'incubo. Nei mesi scorsi c'era stata una richiesta di archiviazione, ricostruisce l'avvocato del foro di Lago Negro, alla quale ci siamo opposti. Ora attendiamo che il giudice fissi la prossima udienza. Una battaglia legale che da 3 anni continua a colpi di perizie e carte bollate, anche dopo la morte della mamma della giovane di Sala Consilina. Le ho promesso, spiega l'avvocato, che continueremo a lottare per avere giustizia per sua figlia. La prossima settimana mi recherò al Tribunale di Nocera Inferiore, continua Palladino, per chiedere lumi su cosa si stia facendo e quando si potrà discutere del nostro caso. Il decesso della signora De Masi è un'ulteriore ferita e capiamo bene cosa provano i suoi familiari. Ripercorrendo la storia di Rosaria, dopo una serie di esami, la giovane studentessa di Sala Consilina si era sottoposta a un'operazione di gastrectomia verticale parziale per ridurre la capacità dello stomaco, permettendo una variazione nell'assimilazione del cibo, un intervento per risolvere un problema di salute, come spiegò attraverso Facebook la stessa giovane, e non solo per fini estetici, ha anche tenuto a ribadire l'avvocato Paladino.